ormai credo che sia uno dei più importanti appuntamenti nel mondo equestre nel mezzogiorno d'Italia, e quindi uno sforzo, una fatica, un impegno che abbiamo assunto con, anche con l'assessore allo sport Messina, proprio perché la Sicilia si accreditasse questo primato, quello di avere un impianto di sport equestre fra i più prestigiosi. Adesso bisogna andare avanti, nel senso che dobbiamo determinare la ricaduta turistica sul territorio. Stiamo lavorando anche per rimettere in attività l'impianto equestre della Favorita a Palermo, e la Sicilia punta al turismo culturale, ma punta anche al turismo naturalistico e al turismo sportivo. È chiaro che le nozze non si fanno con i fichi secchi, bisogna lavorare con impegno, con determinazione, nonostante le iene e gli sciacalli, ma noi tiriamo dritto e andiamo avanti, perché questa terra ha bisogno non di gente rassegnata, ma di gente che sappia avere una prospettiva futura. È una collaborazione che non abbraccia solo il mondo dei cavalli, ma una collaborazione ancora più ampia, che tocca il turismo, che tocca l'agricoltura, e questo per noi diventa un motivo di soddisfazione dell'aver trovato una regione fattivamente pronta a cogliere tutte le opportunità, anche per dare una comunicazione di quelli che sono ovviamente i valori di questa regione, ma soprattutto le eccellenze di questo settore, che